carissimi utenti, siamo qui con l'agenzia Youngle Viaggi e Oltre, un'agenzia di viaggi specializzata. Questa sera è presente qui all'evento organizzato da Atta Campania, come si può vedere dalle immagini, un'agenzia che davvero offre di tutto e di più. Domenico Terlizzi, eccolo nelle immagini, ecco, lei è titolare dell'agenzia Youngle Viaggi e Oltre. Questa agenzia che servizi offre alla clientela? Ah, più che agenzia direi una società di supporto a chi vuole viaggiare, a chi viaggia con passione, quindi un'agenzia, un'azienda fuori dagli schemi che al di là della parte di consulenza 24 su 24, noi siamo anche sul web online, diamo anche un supporto per quanto riguarda corsi di formazione sulla crescita personale, abbiamo vari brand per quanto riguarda Chuck Si Parte, che è un concorso sui viaggi, Body Psych per quanto riguarda corsi di crescita personale e Wedding Events. Stasera siamo presenti qui con il brand di Youngle Viaggi, è una nuova frontiera, di un nuovo approccio a come viaggiare, molto lavoriamo sulla passione, sui diving, sulla guidazione, su percorsi di enogastronomia, slow food, andiamo molto su un turismo tra virgolette di nicchia, però per chi effettivamente ama viaggiare in modo con grande passione. Questo è il nostro slogan, quando il viaggio nasce dalla passione. Giustamente fate organizzare tanti tipi di viaggi, dal mare alla montagna, vero? Sì, noi spaziamo da quelli specialistici del diving, equitazione, golf, slow food, enogastronomico. Poi ovviamente lavoriamo molto sul viaggio cucito su misura sulla persona. Andiamo noi, abbiamo un approccio di coaching con il cliente, andiamo a capire effettivamente le sue passioni, le sue necessità, se ha dei bambini, se noi nella nostra checklist andiamo ad analizzare se il cliente ha una necessità tipo di celiachia, cioè andiamo a vedere effettivamente le necessità del cliente. Il nostro obiettivo non è quello di vendere il pacchetto, il viaggio, pur di venderlo, perché poi avrà sicuramente un feedback negativo, ma il nostro interesse è che il cliente al ritorno del viaggio viene in azienda e con una video intervista ci emoziona anche a noi dello staff, per illustrare il viaggio che ha fatto in modo appassionato. Bene, ecco, abbiamo appunto Youngle Viaggi e Oltre, giustamente ricordiamo dove è la sede vostra. Noi siamo a via Mattia Preti, all'interno della villa, una villa storica diciamo del Vomero, e molto più pieno di verde, è molto molto accogliente. Abbiamo preferito una location più diciamo, tranquilla, non su strada, proprio per dare un approccio diciamo, più sulla coaching, quindi facciamo degli appuntamenti dedicati con i nostri clienti, su appuntamento preferibilmente. Ecco, come mai questa sera siete presenti qui a questo evento artistico? Ma perché la contribuzione è alla base anche della filosofia di Youngle Group. Abbiamo avuto la fortuna di riconoscere Atta Campania, che è un'associazione di tutto rispetto, che allineata, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e si è allineata alla nostra filosofia. Secondo me qualsiasi azienda, al di là della persona fisica, un minimo di contribuzione, di al di là della beneficenza, di stare vicini, noi al di là di Atta Campania, che siamo molto vicini, siamo legati anche ad altre associazioni, proprio per un minimo, secondo me un'azienda deve contribuire e essere vicini a persone che ne hanno bisogno. Poi con Atta Campania è una situazione che allineata, abbiamo visto anche per quanto riguarda gli spettacoli, abbiamo creato questa sinergia proprio perché ci siamo resi conto che lavoriamo sulla stessa lunghezza d'onda. Poi anche con il professore, a parte anche la passione che ci lega in comune della musica, anche io sono il basso elettrico, quindi e come dicevo è un discorso di essere molto molto allineati. Grazie, ringraziamo il titolare Domenico Terlizzi della Youngle Viaggi Oltre e arrivederci alla prossima intervista. Siamo qui con il professore Volpe, qui nelle immagini, presidente del premio Baia Verde,
premio dello spettacolo campano. Ecco, questa sera anche qui presente all'evento organizzato dall'associazione Atta Campania, il Gran Varietà di Beneficenza con la musica. Ecco, questa sera di nuovo qui in scena uno spettacolo di beneficenza. Si continua con la beneficenza, ciò significa che il pubblico ama gli spettacoli che vengono offerti sia da Atta Campania che giustamente da Baia Verde, prego. Sì, sì, noi siamo contenti che il pubblico si affezioni sempre di più ai nostri spettacoli, perché noi attraverso anche la musica e altre forme di spettacolo attiriamo l'interesse ovviamente di molte persone, ma non solo dei pazienti e loro familiari, anche degli addetti ai lavori. Quindi noi attirando le persone con quella, diciamo, con tutte le forme di spettacolo, facciamo poi passare dei messaggi molto importanti, che sono quelli della solidarietà e della prevenzione verso alcune malattie importanti che incidono molto nel nostro territorio. Ecco, questa sera ci sarà comunque una esibizione artistica sempre di qualità, un'esibizione artistica che non è solo musicale, ma che riguarda anche altri tipi di spettacolo, come cabaret, illusionismo. In particolare questa sera noi chiamiamo lo spettacolo Gran Varietà, perché c'è una varietà di forme di spettacolo, non solo musica, ma anche c'è un po' di cabaret, c'è un illusionista, un giocoliere, c'è una forma varia di spettacolo, così piace alla gente divertirsi in un modo sempre più diverso, aggregante, che queste forme di spettacolo attirano molto le persone. Ecco, quindi continua il vostro progetto insieme anche all'associazione Atta Campania Onlus, che è un progetto che riguardiamo l'associazione tumori della tiroide e affini, un progetto che viene portato avanti con grande concretezza, giusto? Sì, è un progetto interessantissimo che si rivolge a una patologia molto in aumento, quella delle patologie della tiroide, e quindi non solo della tumorale ma anche delle disfunzioni tiroidee che sono in rapido aumento negli ultimi anni. Con l'aiuto dell'associazione dei tumori, l'Atta Campania, noi come medici ospedalieri riusciamo a creare una forma mentale di avvicinamento verso del pubblico, verso questa patologia, cercando di far nascere il concetto e rafforzare il concetto della prevenzione. Infatti con l'associazione abbiamo creato una possibilità che si sta diffondendo sempre di più, di fare delle ecografie, degli screening ecografici sulla tiroide, soprattutto nelle scuole medie del territorio napoletano, nel casertano e tutta la regione. Man mano noi cerchiamo di attirare l'interesse delle scuole per portare il nostro contributo nella prevenzione. Alessio Greti, siamo qui con la dirigenza dell'associazione Atta Campania Onlus, ricordiamo l'acronimo di Associazione Tumori, Tiroide e Affini. Qui nelle immagini il presidente Vacca e il tesoriere Esposito. Ecco, presidente Vacca, davvero un successo di questi vostri eventi, il pubblico torna con grande emozione e con grande partecipazione. Ecco, qual è il segreto di questo successo? Ma il segreto del successo non c'è un segreto in particolare, però è la fiducia che i nostri associati ci danno anche nel giorno in cui gioca il Napoli, e questo per noi è un grande segno di fedeltà. Ecco, il tesoriere Esposito, come mai la linea che avete impostato riguarda giustamente di poter partecipare ad eventi di carattere teatrali, cinematografici, musicali? Questo si inserisce in un percorso molto ampio, perché noi cerchiamo di rivolgerci un po' a tutti, e in particolare non solo nel fare proprio un supporto alla prevenzione, girando per le scuole e così via, ma anche trovando dei momenti, diciamo, di allegria, quindi dei momenti di condivisione con i nostri, come diceva il Presidente, i nostri affezionati associati e anche altri che di volta in volta si interessano alle nostre attività. Ecco, Presidente Vacca, artisti di grande spessore di Napoli che accettano giustamente il vostro progetto, si esibiscono, quindi questo è anche un successo della vostra iniziativa. Sì, io sottolineo che tutti gli artisti che vengono alle nostre serate vengono a titolo gratuito,
quindi vengono con il piacere di aiutare l'associazione, e ci sono alcuni artisti come Enzo Cuomo che non è la prima volta che ci aiuta, è veramente noi siamo felici che ci sono comunque artisti napoletani nel territorio campano che aiutano associazioni come la nostra, quindi un segno di solidarietà. Bene, un'ultima domanda, tesoriere, giustamente questo è uno spettacolo di beneficenza, funziona praticamente la beneficenza, gli spettacoli di musica? Diciamo. Almeno noi ne abbiamo un certo riscontro, notiamo nel corso degli anni che le persone ci stanno vicino e ci seguono. In generale penso che oggi sia un discorso che possa andare avanti anche per altre associazioni, perché se non ci autofinanziamo, tra virgolette, la ricerca, lo studio, vediamo che non ha i fondi necessari. Ecco, ringraziamo il Presidente Vacca, il Tesoriere Esposito dell'Associazione Atta Campagna ONUS, ricordiamo acronimo di Associazione Tumori, Tiroidi e Affini. Grazie dell'attenzione, arrivederci alla prossima intervista. Grazie. Siamo in presenza con Anna Paladino, segretaria dell'Associazione Atta Campagna ONUS. Ecco, quali saranno i nuovi appuntamenti in programma nel 2013-2014? Allora, i nuovi appuntamenti dell'associazione sono a novembre, appena subito dopo questo spettacolo, ci sarà un altro evento il 22 novembre, che aspettiamo tutti per quella serata. L'obiettivo è sempre lo stesso, l'informazione, la prevenzione, quindi vi aspettiamo numerosi. Poi ci saranno tanti altri interventi, altri appuntamenti, non soltanto qua al Teatro Paradiso, ma ci sarà un grosso evento al Teatro Acacia il 10 gennaio e poi ci sarà un altro grosso evento il 16 maggio al Teatro Diana, c'è la presentazione del premio alla carriera e quindi ci sarà di nuovo il connubio tra l'associazione e il Circolo Baiano. È inutile dire che noi comunque ringraziamo tutte le persone che ci seguono e che vengono ai nostri spettacoli, perché questo è un modo per farci conoscere, è un modo per far vedere quello che fa la nostra associazione, che è molto impegnata nel sociale, che aiuta le persone che hanno quella patologia, un'idea, ad avere un punto di riferimento dove rivolgersi. Infatti la nostra sede è proprio qua, vicino al Teatro Paradiso, dove si svolge questa manifestazione, si trova al primo piano, al piano superiore, a Caffa, via Mariano Semola 15. Speriamo che i soci aumentino, che ci siano sempre più adesioni alla nostra associazione, per fare in modo che noi possiamo fare sempre più cose, quindi non solo gli spettacoli di beneficenza che servono per portare all'associazione, ma noi ci adoperiamo anche molto nel sociale, perché prima poc'anzi parlato con il nostro presidente e con il nostro tesoriere, noi facciamo anche screening nelle scuole, siamo state alla Nunziatella, faremo l'anno nuovo, faremo una giornata, la giornata della tiroide in piazza, per cui spero che queste cose servano per darci quella visibilità, però che le persone ci seguono perché credono nella nostra associazione e credono in quello che è il messaggio della nostra associazione. Grazie. Avendo importante anche questo, il ringraziamento verso gli sponsor e dei sorteggi dei premi messi a disposizione per i nostri spettatori. Prego. Un primo ringraziamento va a colui che ci permette di stare qui, il parroco Don Raffaele Ponte. È giusto ringraziare ed elencare uno a uno tutti i nostri sponsor. Iniziamo dal nostro sponsor storico, Master Service, nella persona di Giuseppe Cimmino. Ci sono poi gli sponsor un po' più giovani, ma ormai una certezza, la gioielleria Il Prezioso in via Tino da Camaino al Gomero, nella persona di Pasquale Imparato. La gioielleria Laboratorio Vogue Gioielli in via Nicolardi nella persona di Antonio Averto. La farmacia Alfani di Enrico Alfani. Pasticceria Barriale, lavorazione propria nella figura di Maria Barriale in via Milano a Capodimonte numero 13. Che ci segue sempre. Panificio Il Rustico, via Orsolone Guantai Camaldoli, nella persona di Giuseppe Colantuno.
prego. Si sono aggiunti nuovi sponsor con i quali speriamo di poter contare sempre più nella collaborazione. La pizzeria Frittole, nella persona di Susanna Bozza. Agenzia Viaggi Yangol, nella persona di Domenico Ferrizzi. Any Station, Any Caffè, nella persona di Massimiliano De Cicco, via Mariano Semola 25. Antea Gioielli di Massimo Cipolletta, in viale dei Pini, Colli Aminei, Napoli. E abbigliamento bambini dal 1989, Francesco Martone Veste e Bimbi, nella persona di Francesco Martone. Non possiamo dimenticare però di fare un saluto agli esponenti della nostra associazione, che poi dopo rivedremo anche qui sul palco, però è un piacere sempre nominarli, e sono il presidente Andrea Vacca, il tesoriere Claudio Esposito e il consigliere Vincenzo Biondi. Dopo verranno sul palco insieme alla signora Palladino per dirci alcune novità. Allora è il momento del sorteggio. Penso che sia giunta l'ora. Ma vogliamo dire prima nella cosa c'è in palio? Che regaliamo qui? Ci sono quattro gioielli. Ma forse anche qualcos'altro. E anche un pacchetto benessere. Perfetto. Saranno sorteggiati due gioielli offerti dalla gioielleria Il Prezioso Imparato. Benessere. Un gioiello offerto dall'Antea Gioielli. Un gioiello offerto da Vogue Gioielli. Benessere offerta dall'agenzia Viaggi Yangol. Bene, bene, siamo curiosi di... Siamo pronti? Sì, allora, come dico ogni volta, visto che vi abbiamo abituati, io ho qui vicino a me la mano innocente di un bimbo che pescherà, quindi prego, a te l'onore. Allora, vince, ma poi abbiamo un ordine crescente. Come vuoi, decidi tu, tu sei il bimbo innocente. Ecco. Numero... non mi chiamo. 80 ed è il bigliettino rosa. 80 rosa. Se c'è qualcuno degli sponsor che vuole salire sul palco, per noi è un piacere. Alla signora Mascaro. Il prezioso, c'è qualcuno per il prezioso? No, va bene, allora lo diamo noi. Vediamo questa qua. Controlla. Conferma. Complimenti, ecco il premio. Che sarà poi. Lo vogliamo far vedere? Signora, lei scappa, potrebbe essere anche un pacco. Rapida apertura. Noi dopo non recepiamo niente. Bello questo. Bene, complimenti. Senza guardare, ecco qua, giallo 25 giallo per questo, complimenti. Signora, tranquilli, però lo devi anche aprire. Sì, ma foto ricorda la televisione. Vedere. Sì, anche dentro, forse. Eccolo qua. È una splendida... No, orecchini. Bene, bene. Un altro giallo. È un giallo 17. Rigo 17 per favore. Porta bene, visto che era come porta. Ci sperava sul 17 e invece ci volevo io. Complimenti. Lo apra.
potrebbe essere vuoto, bene che no. Ma invece c'è. Non c'è niente. È un orologio. Che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che voglio pescare i suoi scherzi su una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra s'alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Stimolare un po' qualcosa.
che si possa muovere, per far sì che quando possa venire qualcosa di come potrei dire, di soprassalto, che noi non restassimo impreparati, perché è sempre meglio essere preparati che anziché avere delle brutte batoste. Non so se abbiamo capito lo scopo di questa, senz'altro, di questa manifestazione. Io mi chiamo Enzo Cuomo, ormai penso che mi conoscete da una vita, sono un interprete di canzoni di Renato Zero, sono stato non imitatore, perché gli imitatori sono quelli, saranno pure più bravi di me, ma sono sempre quelli che sanno un po' di ironia. Invece io lo interpreto, Renato Zero, quanto più simile all'originale. Per cui, se tu vuoi, con i tuoi applausi, la tua calorosità, la tua attenzione, questo Zero che interpreto modestamente, ecco, impapperò pure io, vedi? No, magari. Allora, come dicevo, modestamente. Sì, signora? Sì. Una sorciona, secondo me. Ok. Allora questo brano vorrei che lo cantaste tutti con me, il prossimo brano. Lo vogliamo cantare insieme? Come se fosse una sorta di karaoke generale? Sì? Via. Accendete un po' questi. Ok. Faccio in fretta un altro inventario. Smonto la baracca e via.
Penso di non aver sbagliato comunque, ed è un...
volevo fare un pezzo che molto spesso, ecco, molto spesso noi dimentichiamo che esiste una proporzione molto più eletta, molto più elevata, molto più nostra, che l'essere umano a volte si è autodefinito, spesso anzi una volta, si è autodefinito il padrone assoluto dell'universo, senza sapere che poi quando magari viene un certo anche maltempo, ecco, non sappiamo come placarlo. Per cui questa è la netta testimonianza che esiste qualcuno più in alto di noi. Io un giorno la volevo questa forza, la cercavo, non la trovavo. E un uomo più grande di me, di senso, quando la cerchi, guarda al cielo e lui è con te. Oh,
stasera di più. Thank you.
I live.